Grazie Presidente. L'Health City Institute ha elaborato un manifesto, La salute nelle città, bene comune, che è stato adottato da molte città nel mondo. Non è ancora stato adottato da Roma, almeno formalmente. Sì, è in lo so, c'è un... Allora, un attimo solo. Colleghi, prendete posto. Prego, consigliere Diari. Dicevo, questo manifesto elaborato dall'Health City Institute, che prevede 10 azioni, 10 punti per la prevenzione delle malattie non ereditarie e la tutela della salute, ad esempio ampliare e migliorare l'accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti i cittadini, favorendo lo sviluppo psicofisico dei giovani e l'invecchiamento attivo, oppure creare iniziative locali per promuovere l'adesione dei cittadini ai programmi di prevenzione primaria, con particolare riferimento alle malattie croniche trasmissibili e non trasmissibili. Oppure considerare la salute delle fasce più deboli a rischio quale prioritaria per l'inclusione sociale nel contesto urbano. Sono tutte azioni naturalmente pienamente condivisibili, ma oltre all'adesione formale che appunto oggi si propone all'Assemblea Capitolina, mi fa piacere informare i colleghi presenti in aula che di fatto il Comune di Roma nella sostanza ha già aderito. E questo impegno da parte del Comune per la tutela dei cittadini anche attraverso la promozione di stili di vita sani è stato riconosciuto dall'Health City Institute stesso, che ha organizzato a Monaco di Baviera a marzo il terzo summit mondiale su questo tema, dedicato appunto alle città che si impegnano per combattere le malattie non ereditarie, come ad esempio il diabete di tipo 2. Roma sarà appunto rappresentata in questo summit proprio grazie alle azioni che appunto, pur non aderendo formalmente, ha già realizzato. In particolare sono state molto apprezzate nel corso delle riunioni preparatorie a questo summit le iniziative come gli Sport Open Days, come la Notte Bianca dello Sport, tutta l'attività fatta dal Comune per valorizzare e promuovere l'impiantistica sportiva comunale, le palestre scolastiche, oppure le tante iniziative per promuovere attività sportiva all'aperto nei parchi, come ad esempio le park run. E così, ecco, visto che già nei fatti appunto già abbiamo aderito a questo manifesto, con questa mozione vorremmo farlo anche nella sostanza e formalmente. Grazie.